l'Italia che cambia siamo noi. Coraggio è una sigla, sta per Cooperativa Romana Agricoltura Giovani. C'è un modo di dire molto interessante che dice: chi vede il giusto e non lo fa è senza coraggio. E questa frase è stata particolarmente ispirante, diciamo, quanto vedevamo quello che era giusto, vedevamo la necessità di recuperare questi terreni abbandonati, di metterli a disposizione, di poterli lavorare per l'agricoltura. Se non ci fossimo impegnati per realizzare queste cose non avremmo avuto coraggio, e senza coraggio la vita risulta un po' noiosa, quantomeno. La cooperativa agricola Coraggio nasce nel 2011 come vertenza politica e di rivendicazione per l'accesso alle terre pubbliche, si trasforma in cooperativa agricola nel 2013, porta a termine la sua battaglia per l'accesso alle terre pubbliche con successo e dal 2015, maggio in particolare, gestisce i terreni pubblici 22 ettari di Borghetto San Carlo. Un'area agricola periurbana, perfettamente inserita nella città, ma contemporaneamente inserita nel Parco di Veio, che sono 14.000 ettari, il quarto parco per estensione regionale. Dal 2015 abbiamo recuperato questi terreni che erano praticamente inaccessibili all'agricoltura, li abbiamo riportati a produzione con cereali, legumi, ortaggi, miele e trasformati chiaramente correlati. Abbiamo aperto i cancelli alla cittadinanza organizzando tutta una serie di manifestazioni, diciamo, ludiche, ricreative, formative. Abbiamo costruito un'area picnic fruibile e frequentabile. Abbiamo dato in gestione circa 2.000 metri quadrati per gli orti urbani dei cittadini, quindi appunto quello che era un posto abbandonato è diventato un parco agricolo, chiamato da noi Centro Agricolo Borghetto San Carlo. La cooperativa agricola Coraggio è un soggetto che inizia le sue attività soprattutto di sensibilizzazione inizialmente nel 2011. Nel 2011 nacque il cosiddetto coordinamento romano per l'accesso alla terra, un gruppo, un coordinamento di sigle a diverso titolo e di diversa provenienza attente al tema dell'accesso alla terra, in particolar modo l'accesso alle terre pubbliche. Roma è una città particolare perché ha quasi la metà delle sue superfici a uso agricolo, per quanto spesso venga dimenticato, in quanto siamo più abituati a pensarla come la città del cemento, del traffico, dell'urbanizzazione incontrollata, e è anche questo. Basta guardarla dall'alto, dal satellite, si vede che è praticamente innervata da grossissimi coni verdi che mano a mano si stringono ma arrivano fino al centro. Gli obiettivi che cercavamo di raggiungere era l'esigenza lavorativa, trovare un reddito per ragazzi formati nell'ambito delle attività agricole e connesse. Un'altra esigenza era quella di immaginare una città che assumesse in sé degli spazi più vivibili nella forma di piazze verdi, quindi appunto non delle piazze come siamo abituati a pensarle, ma dei parchi agricoli. E ne è nata la vertenza per l'accesso alle terre pubbliche e per la salvaguardia dell'agroromano. Borghetto San Carlo, come molte altre aree che abbiamo appunto messo in evidenza in questi anni, è un'area di compensazione. Le aree di compensazione sono delle aree verdi, erano di proprietà privata, solitamente costruttori, prevedendo speculazioni edilizie, lottizzazioni. Sono aree che però sono state poi ritenute dagli enti parco o dalle amministrazioni di particolare pregio ambientale, agronomico, e quindi fondamentalmente hanno cambiato destinazione d'uso, quindi chi le aveva acquistate sperando di poter fare una lottizzazione si è trovato con un terreno non più edificabile. Durante il 2013, dopo una serie di presidi che noi facevamo in aree abbandonate, facciamo il presidio a Borghetto San Carlo. Raccogliamo circa 10.000 firme nell'arco di 2 o 3 settimane, da lì abbiamo smosso molto le acque e i primi bandi di affidamento delle terre pubbliche sono arrivati nel 2014. Borghetto San Carlo sono 22 ettari, erano completamente abbandonati a loro stessi, un posto che spaventava. Quello che c'è adesso è un ripristino di tutti i piani di campagna. Ora a Borghetto San Carlo tutte le aree seminabili sono state seminate, vengono seminate a rotazione chiaramente, e quindi sono state recuperate alla produzione agricola. L'Italia che cambia è un'Italia che fondamentalmente si rimbocca le maniche, ma non in senso banale o scontato. È un'Italia che non chiede più se non a se stessa,
in qualche maniera, che non aspetta e che nonostante le difficoltà cerca di valorizzare quelle che sono le sue risorse, i giovani, il paesaggio, l'ambiente, l'agroalimentare, il turismo, chiaramente tutto quanto in un'ottica di rispetto sia dell'ambiente che delle persone. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che...